Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della quarta edizione del Mercato della Terra e della Biodiversità di San Giorgio Canavese. Siamo qui questa sera con Fabrizio Gea, presidente di Confindustria Canavese. Confindustria Canavese sostiene questo mercato? Sì, da sempre è stato un elemento di ricchezza per il territorio e soprattutto è un elemento di ricchezza il fatto che non sia un momento che riguarda solo una comunità, ma lo spirito stesso che ha voluto in questi ultimi anni Andrea Zanusso, sindaco di San Giorgio, è stato quello di inserire questo momento all'interno di un contesto più ampio che riguarda tutto il territorio e tutto il canavese, ed è per questo che questo è un elemento di attrattività importante per il territorio e quindi ovviamente anche per le persone che lavorano nelle nostre aziende e quindi anche per Confindustria è importante sostenerlo. Per la tutela e per la valorizzazione di quello che è il prodotto dei produttori locali? Beh sì, oltretutto spesso e volentieri vengono visti in modo differenti e distinte l'agricoltura dall'industria, quando invece, soprattutto negli ultimi anni, ci sono moltissimi elementi che avvicinano i due settori. Ci sono tantissime aziende, chiamiamole pure agricole, che in realtà hanno investito in tecnologie, investito in digitale. È un'agroindustria che produce degli elementi di grandissima qualità. Poi è ovvio che ci sono dei produttori locali che al di là della tecnologia investono nella qualità, come in questo caso, e quindi forniscono, danno dei prodotti di assoluta eccellenza. È importante che se ne parli, ma anche qui è importante che se ne parli per tutto quello che è l'attrattività del canavese. Autoctone è il filo conduttore del mercato di quest'anno e quindi l'importanza antropologica del prodotto e del produttore. Sì, ne parlavamo peraltro anche nei mesi scorsi nella preparazione con Luigi Orsolani, con altre persone. È un elemento di grande ricchezza, ma in questi anni ci sono stati molti elementi di ricchezza che hanno contraddistinto la manifestazione e tutto il rapporto di collaborazione con realtà per esempio come Slow Food, quindi è un percorso che è andato crescendo negli anni, dove ogni anno, mi permetto di dire, se ne è aggiunto un pezzo a livello di qualità, e quello di quest'anno è la continuazione di questo cammino, quindi per quello che ci riguarda sicuramente complimenti e continuate così. Ringraziamo Fabrizio Gea, continuate a seguirci nel nostro viaggio alla scoperta del mercato della terra e della biodiversità.